Santa Messa in diretta dalla chiesa di San Pietro Apostolo in Voghera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa mattina iniziamo con degli ospiti che in realtà fanno di noi gli ospiti di molte case. Saluto l'emittente di Milano Pavia TV, saluto tutti gli anziani, i malati, le persone che ci seguono
perché in questo momento di preghiera e di spiritualità profonda possano trovare nell'Eucaristia, nel dono di Cristo, non solo un conforto o un sostegno morale, ma la forza e l'energia che serve per attraversare il viaggio della vita. Infatti il Signore non ci dona delle cose straordinarie e magiche per risolvere i problemi, non elude i problemi, ma ci dà la forza e la grazia per attraversarli e abitare anche il luogo della fatica con la sua presenza, nella sua presenza, e anche per lui, per una destinazione che fa parte di un progetto di vita. Le modalità in cui muoverci in questo progetto ce le proporrà il Vangelo, ed è per questo che adesso, nel disporci in un ascolto attento e importante, vogliamo consegnare al Signore quello a cui siamo più attaccati, i nostri peccati, le nostre miserie, le nostre povertà. E diciamo insieme: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che corriamo senza ostacoli verso i beni da te promessi, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra, dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Parola di Dio. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo.
Mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore, mia forza. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, nella prima alleanza in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo a Gesù si avvicinò uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù gli rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Si era dato Gesù Cristo.
Mi piace molto l'idea che oggi questa parrocchia entri nella vita di chi non può andare in chiesa, e non solo perché non ha tempo, ma magari sta vivendo un momento di difficoltà personale, di malattia. La stessa anzianità che vincola e relega le mura domestiche senza conferire quella possibilità di partecipare vivamente ad una comunità, anche semplicemente per un saluto, una stretta di mano, un incontro. L'incontro di oggi, l'incontro per eccellenza, noi lo facciamo con il Signore. Beh, permettetemi di dirvi che questo è veramente il centro di tutto il Vangelo, è la formula eccelsa per poter vivere una santità fatta di relazioni con Dio e con gli uomini. È anche la forma che tanto ha caratterizzato la vita del nostro Don Orione. San Luigi Orione, piccolo Luigi, arrivò proprio in questa parrocchia, in questa chiesa, che era la chiesa di un convento di francescani, dove piccolino ancora venne accolto da un fratone che lo trattò male e gli diede una stanza qui, dove adesso abbiamo le aule dell'Istituto Galilei, su Via Emilia. In questa stanza il piccolo Luigi Orione ebbe un problema di salute molto forte proprio in prossimità delle prime professioni, dei voti temporanei, e ebbe un sogno. I frati lo ritenevano morente e quindi doveva tornare a casa, gli prepararono i vestiti. In questo sogno il piccolo Luigi Orione vide una schiera di chierici in cui c'erano tutti i sacerdoti che avrebbero fatto parte della sua opera. Questo avvenne proprio qui a Voghera. Poi Don Orione venne dimesso dal convento perché morente, restituito alla sua famiglia di Pontecurone, e da lì poi rinsanì, grazie al suo parroco raggiunse Don Bosco a Valdocco, che divenne il suo padre spirituale. Morto Don Bosco tornò a Tortona in diocesi e diventò il chierico Luigi Orione, che non ancora sacerdote divenne fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. Oggi questa opera è in 34 paesi del mondo e la nostra famiglia religiosa, 36, perdonate, mi sentono i superiori, mi bacchettano, 36 superiori del mondo, dove poveri, ultimi, diversamente abili, fragili, senza fissa dimora, persone con problemi di ogni genere, detenuti, vengono aiutate in tutti i modi. Per cui Don Orione diventa un appassionato dei fratelli, a partire dagli ultimi, dai piccoli, in virtù di questa relazione verticale che aveva nell'intimità con Dio. Lui, che prima di aprire il Paverano, una delle più grandi case, uno dei più grandi cotolenghi italiani, passa la notte in preghiera sul Monte Figuogna e la Madonna della Guardia. Se voi andate a fare visita a questo santuario oggi, trovate ancora la statua di Don Orione aggrappato alla grata della Cappella dell'Apparizione. E poi da lì tutte le opere che sono nate. Ma pensate, abbiamo la pessima abitudine, soprattutto con una mentalità clericale un po' mondanizzata, barra, come dire, secolarizzata, e dall'altra parte un po' troppo attaccata ai feticismi delle opere d'arte e dei piviali del Settecento, di giudicare Don Orione come un santo sociale, tipo un assistente sociale. Non c'è menzogna più grande. Don Orione era un mistico. Don Orione era un mistico che passava le notti in preghiera e per amare i fratelli, secondo Dio, per tutta la notte si faceva prestare il cuore da Dio. Questa preghiera intima di innamorato folle, che poi lo rendeva un innamorato folle degli uomini. E ancora oggi questo è possibile, fratelli e sorelle. Pensate, mi rivolgo anche a voi che siete a casa, magari in un letto di malattia, o nella vostra condizione che vi limita molto, potete offrire tanto, sapete, perché il Signore vive di oboli fatti col cuore. Ho un male, Signore, te lo offro. Ho una ferita, Signore, un lutto grave, te lo offro. Ho questa cosa che mi pesa, Signore, guarda, te la offro. Tu sai a chi può fare bene la mia offerta. Tu sai come dispensarla là fuori, dove tanti ancora soffrono, patiscono, gemono. Noi siamo in una zona di Voghera piuttosto segnata da diverse povertà. Non ultime sono quelle che ci circondano nelle piazze, nelle stazioni, queste dipendenze che divorano gli uomini da dentro e li rendono
delle anime vaganti per strade e panchine alla ricerca disperata di una moneta e di droga rabbiosa. Quante volte abbiamo visto giovani perdersi nei parchi di questa città? Quante volte c'è bisogno dell'intervento nelle case popolari perché gli sfratti esecutivi sono all'ordine del giorno, la gente non ha lavoro e non ce la fa? Quante volte nei dormitori accogliamo persone che non hanno più residenza, non hanno un codice fiscale, pur se italiane, magari perché hanno perso la residenza stando in carcere, non possono fruire della sanità pubblica, gli invisibili sociali? Quante volte ci capita di imbattere nei minori stranieri non accompagnati che arrivano nelle nostre comunità e che arrivano con genitori finti o con le barche e se scampano ai cimiteri del mare arrivano attraverso il traffico della prostituzione minorile, del traffico d'organi, sempre in questo anonimato, senza documenti e senza un riconoscimento. Se spariscono, nessuno lo sa. E chi li va a cercare? C'è bisogno d'amore, c'è un disperato bisogno d'amore che per essere così grande può attingere solo al cuore di Dio. Ecco perché bisogna amare Dio con tutto se stessi, con tutta la propria mente, con tutto il proprio cuore. Perché per abbracciare ferite e miserie così grandi ci vuole un amore grande, grande. E Dio può trasformare il nostro cuore, Dio può farlo. Dio può metterci in condizioni di accogliere i fratelli. E badate che a volte un sorriso, un momento d'ascolto è più potente di una banconota da 200 euro. Noi abbiamo bisogno di stare alla scuola dei santi, li abbiamo appena celebrati. Abbiamo bisogno di vivere la regola d'oro in pienezza. Il Signore ci aspetta lì fuori, nelle vite dei fratelli, a partire da quelle di casa nostra, certo, ma io penso a cosa non viene fatto qui dietro dai miei volontari che sono molto più santi di me, che incontrano centinaia di persone che hanno bisogno il pacco. Penso ai volontari dell'oratorio che contano 50 animatori e 6 turni d'estate da 50 ragazze a Macugnaga e gestire quei bambini e farli divertire in modo sano e farli giocare pensando a dei valori più alti di quello che propone questa società. Ma questa è grazia. Non bisogna smettere. Penso ai catechisti e alle catechiste che hanno tempo da perdere con i bambini per parlar loro di un certo Gesù. Queste sono cose che vanno continuate con forza nell'ottica di questo Vangelo. Una parrocchia in periferia oggi ha un potere immenso per le vite giovani che si perdono. È un'ancora di salvezza in mezzo a questi parchi e a queste panchine che tutti voi conoscete bene. Che bello dover scendere all'1:30 dall'ufficio, 1:30 di notte, e dire ai ragazzi, raga, adesso andate a dormire perché Macugnaga l'ha preparata un'altra volta, perché abbiamo 2 baite in montagna a Macugnaga e allora loro preparano tutte le loro cose, preparano i giochi e questa è casa loro. Ma questa è una cosa strepitosa. Tenere tutto insieme a volte non è semplice, ma lì ci pensa lui e anche noi ovviamente. Abbiamo sempre bisogno di questo cuore a cuore per far sì che tutte queste povertà, tutti questi uomini e donne di domani che Don Orione definiva il sole, la tempesta del domani, tutta questa bellezza di vita troppo spesso ferita dai mali di questa società, arrivi al cuore di Dio e arrivi a vivere questa relazione verticale con lo Spirito, intima, profonda, e poi quella orizzontale, dare la meraviglia che si è interiorizzata dal rapporto con Dio a tutti i fratelli che si incontra. Bene, fratelli e sorelle, io non vado oltre perché questo è il mandato del Vangelo di oggi. Il Signore ci chiede di essere attenti dopo esserci legati con Lui, aver costruito una relazione intima e profonda d'amore con Lui ai bisogni dei fratelli, a partire da quelli di casa nostra e avanzando, raggiungendo tutti, 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 come voleva Don Orione. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio,
Chiamati a formare un cuore solo e un'anima sola, eleviamo la comune preghiera a Dio, pronti a condividere il suo amore per ogni creatura. Preghiamo insieme e diciamo: abbi pietà del tuo popolo, Signore. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per la Santa Chiesa, mantenga desta nella notte del mondo l'attesa del ritorno del Signore, così che nel giorno ultimo tutta l'umanità possa partecipare alla festa delle nozze eterne. Preghiamo. Per i fedeli laici, vivendo a sacerdozio battesimale, portino nelle realtà ordinarie l'autentico spirito cristiano per la crescita del Regno. Preghiamo. Per le popolazioni colpite dalla guerra, dal terrorismo e dalla calamità naturali, sostenute dalla solidarietà fraterna, possano guardare al futuro con rinnovata speranza. Preghiamo. Per i volontari che dedicano cuore, energia, tempo, risorse agli svantaggi, ricevano la ricompensa quando la sera della vita saremo giudicati sull'amore. Preghiamo. Per noi qui riuniti attorno all'altare del Signore, l'Eucarestia che celebriamo accresca in noi la fede e la speranza nella vita che non muore. Preghiamo. Approfitto della preghiera dei fedeli, soprattutto per chi ci segue da casa e, come dicevamo, può avere qualcosa da offrire, una preghiera speciale per quanto riguarda la pace e le nazioni che adesso vivono il dramma della guerra. La facciamo per tre nostre realtà, due parrocchie e una casa per disabili, con precisione una casa Leopoli e una casa a Kiev in Ucraina e una a Zerka, 50 minuti da Gerusalemme. Noi vogliamo affidare padre Moreno, padre Haney e padre Egidio con padre Fabio, che adesso vivono tra l'Ucraina e la Terra Santa, e vogliamo sostenerli con la nostra preghiera. Tutto questo te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Oh.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura e per noi dono santo della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai riaccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, si è riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare di Luigi e di Carmela, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pietro, Sant'Antonio, San Luigi Orione e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello, il corpo e il sangue di Cristo, il Dio, questo grande Gesù. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano.
Preghiamo. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni che promettono. Per Cristo nostro Signore. Io vorrei dare una benedizione speciale a ognuno di voi, soprattutto a chi ci sta seguendo da casa, e darla con questo intento. Per gli anziani, per i malati, per tutte quelle persone che si sentono un po' escluse, emarginate, vincolate, un po' in prigione, magari tra quattro mura e tra le proprie malattie, vorrei dire questo: avete tanto da offrire, non smettete di relazionarvi intimamente con il Signore, darà un senso sempre nuovo anche alle vostre zone d'ombra. Per carità, date tutto per le generazioni che vengono, che sono quelle più a rischio. I giovani, che sono bellissimi, hanno bisogno di trovare modelli ed esempi per avere spianata davanti a sé una via con un modo di esercitare la vita, di rispondere alla chiamata ad esistere e farlo guardando Dio e amando i fratelli. Perché qualcuno, io oggi vi ho parlato di Don Orione, gli ha fatto vedere come si fa. E quindi per i grandi che stanno bene, che stanno male, per chi può essere tutto di Dio e mostrare loro come si fa, una benedizione speciale. E per i giovani che saranno sole e tempesta del domani, una benedizione oltremodo speciale, perché nel trovare testimoni vivi ed efficaci diventino ciò che devono diventare, quel progetto dato dalla loro chiamata alla vita. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Luigi Orione, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.